adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il compito della Madonna è quello di intercedere, come diciamo nella preghiera dell'Ave Maria. Prega per noi. Maria prega per noi e lo fa dal primo momento, da quando suo figlio, nella preghiera dell'Ave Maria, diciamo sempre prega per noi peccatori, perché lo scavo. Adesso, in quest'ora, e nell'ora della nostra morte. Siamo certi che la Madonna in quel momento c'è, nel momento del nostro trapasso. Spaventa pensare a quel momento, ma è giusto che ci pensiamo, ci aiuta. La nostra vita sicuramente la relativizziamo un po' di più, anziché assolutizzare tante cose, e assolutizzare noi stessi perché ci consideriamo il centro del mondo. Dobbiamo cominciare a decentrarci un casinetto. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. L'annuncio a Maria.
Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposo di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Thank you.
anziani e giovani insieme, qui ci sono anche degli anziani. È bello, un quartiere è bello così, una grande famiglia. E dobbiamo riscoprire questi bei segni di accoglienza, prendere coraggio quando vedete un fiocco o rosa o azzurro dietro la porta che annuncia la nascita, anche se non li conoscete, prendetevi il coraggio di andare a bussare alla porta e fare gli auguri. Quando vedete una nuova famiglia entrare in un quartiere, prendetevi il coraggio di suonare alla porta e magari gli portate un bel regalo di benvenuto. So che qualcuno lo ha fatto. Thank you.
Santo.